Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo tutorial della Vale. Oggi impariamo insieme a giocare a Dive, titolo per 1-4 abili sub, pubblicato quest'anno dalla Seatown Games. Il gioco fonde diverse meccaniche, dalla gestione di punti azione al push your luck, ma per ogni mossa sarà indispensabile un ottimo colpo d'occhio. Vi ho incuriosito? Come sempre, rimanete con me fino alla fine del video perché vi darò un altro codice sconto offerto come sempre dal nostro sponsor Egip. E adesso andiamo subito di là a vedere come si fa il setup. Mescoliamo le cartocene trasparenti, girandole e capovolgendole a piacimento. Formiamo poi una pila che incastreremo nell'apposito supporto. Ricordiamo anche di mettere al di sotto il cartoncino bianco fornito nella scatola. Accanto posizioniamo la plancia immersione. Ogni giocatore prende uno schermo, un sommozzatore del colore scelto e la tessera conchiglia corrispondente, i gettoni aria numerati dall'1 al 5 e una plancia personale. Le pedine dei sommozzatori vengono quindi messi sullo zero della plancia immersione, lasciando la conchiglia accanto allo schermo come reminder del colore dei giocatori. Siamo subito pronti per cominciare a giocare. Scopo del gioco è arrivare per primi alla casella numero 23 della plancia immersione per recuperare la sacra pietra lanciata nell'oceano dal saggio del villaggio ed essere ricordati così come i miglior sommozzatori dell'isola. Per farlo dovremo dimostrare di conoscere il mare, evitando di infastidire gli squali e facendoci aiutare da tartarughe marine e mante. Dive si gioca in round tutti uguali tra loro, in cui dovremo svolgere alcune fasi azioni in un ordine ben preciso. La prima fase è quella della programmazione, che avviene contemporaneamente per tutti i giocatori. Segretamente, quindi al riparo dello schermo, ciascun giocatore programma i livelli marini a cui vuole far immergere il proprio sub. Ogni livello corrisponde a una carta trasparente dell'oceano e possiamo far scendere il nostro sub fino a 5 livelli, ovvero possiamo cercare di indovinare cosa si nasconde sulle prime 5 carte della pila a partire dall'alto. La prima cosa che influenza la programmazione è la presenza o assenza di uno squalo su un livello. Osserviamo la nostra pila. Se in un livello pensiamo ci sia uno squalo, giocheremo un gettone aria dal lato scuro, quello con su disegnato uno squalo, appunto. Se invece pensiamo che in un livello non ci sia uno squalo, giocheremo il gettone aria dal lato chiaro, quello senza squalo. Indovinare o meno la presenza degli squali su un livello è fondamentale per poter guadagnare punti. La seconda cosa che influenza la programmazione è la presenza o assenza sul livello di acqua di creature amiche che ci possono far guadagnare dei punti. Vedete? Queste creature sono le tartarughe marine verdi, quelle rosse e le mante viola. Poiché per ogni livello solo il giocatore con la somma più alta dei valori sui gettoni aria guadagnerà, come vediamo qui, il bonus fornito da tartarughe e mante, se pensiamo che in un livello ci siano animali amici, possiamo programmare in corrispondenza di quel livello più gettoni aria per arrivare ad avere un valore più alto. Questo vuol dire che possiamo arrivare a programmare 5 livelli. Ma potenzialmente anche uno solo, se ci concentriamo su un unico livello. Questo vuol dire anche che alcuni giocatori potrebbero andare più in profondità di altri nello stesso turno. Per esempio, il giocatore giallo vede uno squalo sul primo livello, ma è anche un animale, quindi decide di mettere un gettone squalo con un numero abbastanza alto. Sul secondo livello gli sembra di non vedere né squali né animali amici. Sul terzo livello intravede qualcosa, ma senza squali, quindi decide per esempio di mettere gettoni senza squali di un livello abbastanza alto. E sull'ultimo potrebbe intravedere uno squalo, quindi decide di fare questa programmazione. Mentre il giocatore bianco, anche lui è convinto ci sia uno squalo, ma nessun animale amico sul primo livello, quindi si limita a uno squalo 1. Poi vede un animale amico un po' più sotto, quindi magari fa così. E sul terzo livello è convinto di vedere uno squalo e anche un animale amico, quindi decide di fare così.
Il giocatore bianco ha programmato 3 livelli, mentre il giocatore giallo ne ha programmati 4. Finita la fase della programmazione, si passa ad analizzare i livelli di mare per vedere se i programmi dei giocatori sono corretti. Prendiamo il primo livello di mare dalla pila e controlliamo se c'è uno squalo. Quindi in controluce vediamo che uno squalo c'è. Ve lo faccio vedere bene sul bianco, eccolo qui. Quindi lo squalo c'è. Tutti i giocatori che hanno indovinato la presenza o assenza dello squalo sono ancora in gioco. Quindi, il primo giocatore ha indovinato la presenza dello squalo. Questo gettone è buono e lo spostiamo a destra. Anche il giocatore giallo ha indovinato la presenza dello squalo. Mettiamo il suo gettone aria a destra. Si passa quindi a vedere se su questo livello ci sono animali amici. Se ci sono, il giocatore con la somma più alta dei gettoni aria guadagna il bonus. Vediamo un po', su questo foglio, su questa carta oceano, non ci sono animali amici. Vediamola meglio, eccola qui, non ci sono animali amici, quindi questa la scartiamo. Nel caso ci fossero stati animali amici, vediamo qui che la tartaruga verde regala un passo sulla plancia immersione, quella rossa 2 passi, mentre la manta spinge il giocatore fino a raggiungere il giocatore che gli sta immediatamente avanti, purché sia in acque poco profonde, quelle identificate dal colore più chiaro. Se un giocatore sbaglia a identificare uno squalo, non può neanche partecipare all'assegnazione dei bonus. Se il suo sommozzatore si trova in acque basse, quelle chiare, eliminerà solo i gettoni d'aria da quello sbagliato in giù. Se invece il suo sommozzatore si trova in acque profonde, perderà tutti i gettoni programmati, anche quelli indovinati. Si procede a questo controllo per tutti i livelli programmati dai giocatori. Alla fine del round, oltre ai punti guadagnati grazie agli animali amici, eventualmente, per ogni livello di mare correttamente programmato, quindi per cui abbiamo spostato il gettone aria a destra, i giocatori prenderanno un punto. Se nessun giocatore ha raggiunto la casella 23, quella con la pietra sacra, si procede con un nuovo round, una nuova programmazione, altrimenti quel giocatore sarà il vincitore. Continuiamo a controllare questi livelli per vedere come termina il round. Siamo al secondo livello. Per il secondo livello il giocatore bianco ha programmato no squalo. Il giocatore giallo anche lui ha programmato no squalo. Vediamo bene cosa c'è sulla carta. Quindi sulla seconda carta mare effettivamente non ci sono squali. C'è una tartaruga rossa, quindi entrambi i giocatori hanno indovinato il livello senza squalo. Spostiamo il gettone a destra. Chi si aggiudica questa tartaruga rossa? Il giocatore bianco ci aveva visto giusto, quindi ha programmato ben 2 più 3, 5 aria. Il giocatore giallo invece solo 1, quindi il bonus della tartaruga rossa se lo aggiudica il giocatore bianco, che viene immediatamente portato in avanti di 2 passi. Questo lo scartiamo. Andiamo avanti con il terzo livello. Il terzo livello, ecco qua, è un livello no squalo. No squalo con tartaruga verde. Vediamo cosa hanno programmato i giocatori. Il giocatore bianco, ahimè, ha programmato squalo, quindi questi vengono eliminati e non può neanche partecipare all'assegnazione dei bonus. Viene eliminato solo questo perché il giocatore bianco si trova ancora in acque basse. Se si fosse trovato in acque profonde, avrebbe perso anche i livelli correttamente indovinati. Il giocatore giallo per il terzo livello ha programmato giusto, no squalo, quindi possiamo spostarlo a destra. È l'ultimo giocatore rimasto in gioco, quindi a prescindere dal suo livello, che comunque sarebbe stato un bellissimo 8, si aggiudica un punto, come dice la tartaruga verde. Siamo al quarto livello. Il giocatore bianco ormai è fuori gioco per questo round, mentre il giocatore giallo ha programmato un livello squalo 2. Vediamo. Il quarto livello è effettivamente un livello con squalo e c'è anche una manta. Quindi innanzitutto il giocatore ha programmato correttamente la presenza dello squalo. Inoltre è l'unico rimasto in gioco, quindi si aggiudica il bonus della manta. La manta farebbe raggiungere il giocatore più avanti a lui, quindi in questo caso il giallo raggiunge il giocatore davanti a lui
Entrambi si trovano in acque poco profonde, quindi è possibile farlo. Se il giocatore bianco si fosse trovato in acque profonde, per esempio sulla casella 17, il giocatore giallo avrebbe potuto sfruttare la manta solo fino al livello 15. Si procede in questo modo, round dopo round, programmando, controllando e avanzando, finché qualcuno non raggiunge la casella 23. La scatola base di Dive contiene una piccola espansione che si può utilizzare fin da subito per differenziare leggermente le strategie dei giocatori. Ci sono 7 creature marine, dalla piovra gigante, pesci pagliaccio fino ai delfini, che aiutano i giocatori in modo diverso. Durante il setup, i giocatori scelgono una creatura casualmente e potranno utilizzare il suo potere una sola volta nel corso dell'intera partita, quindi dovranno scegliere il momento più opportuno per farlo. I 7 poteri sono tutti diversi e il regolamento spiega nel dettaglio di cosa si tratta e quando il potere entra in gioco. Per esempio, se avete scelto la tartaruga gigante e decidete di utilizzarla in un round, ogni volta durante questo round che vincete il bonus di una tartaruga verde, questa vi regalerà un passo aggiuntivo oltre a quello previsto. Oppure, se avete l'orca per esempio e decidete di giocarla in un preciso round, sarete voi a limitare il tempo della programmazione per i vostri avversari, che avranno solo 10 secondi per disporre i loro gettoni aria, e così via. È possibile giocare a Dive anche da soli grazie a un automa, che può essere in realtà anche aggiunto al gioco con più giocatori per rendere la sfida più avvincente. L'automa è il sommozzatore nero e rappresenta il capo del villaggio, che vi vuole tanto ostacolare mentre cercate di recuperare la pietra sacra negli abissi. Le carte rappresentano la programmazione dell'automa. La programmazione dell'automa è sempre corretta, per questo non ci sono gli squali sulle carte e per questo il sommozzatore nero a ogni round scenderà di qualche casella. Inoltre, grazie ai numeri casuali sulla carta, il capo del villaggio potrebbe anche portarvi via il bonus di tartarughe marine e mante. Siete pronti a fare meglio del vecchio saggio? Eccoci tornati di qua insieme! Prima di proseguire con le mie impressioni sul gioco, è il momento del codice sconto che vi avevo promesso. Il codice di questo appuntamento è DIVE e serve per acquistare naturalmente il gioco che vi ho appena spiegato. Con quale vantaggio? Con 5 euro di sconto da questo momento fino al 26 luglio, naturalmente sullo store online Egypt. Quindi codice DIVE per acquistare il gioco DIVE in inglese. Allora, cosa ne penso di questo DIVE secondo voi? Di sicuro è diverso da qualsiasi altra cosa presente nella mia ludolibreria. Si basa su un concetto di gioco estremamente divertente, è molto semplice e assolutamente comprensibile da tutti i tipi di giocatori, anche dai più piccoli. La componente di presa del rischio vi farà ben ponderare le vostre scelte, senza però intaccare lo spirito family che caratterizza questo gioco. Io non vedo l'ora di provarlo con le mie nipotine, che sicuramente apprezzeranno tutto il blu di questa scatola. Nell'attesa non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial della Vale. Ciao!